Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le pastiglie Bolk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Apri il serbatoio del liquido dei freni. Per cambiare le pastiglie del freno, dovrai sollevare la parte anteriore dell'auto e togliere le ruote. In tal modo avrai completo accesso alle pastiglie. Molla i bulloni delle ruote anteriori, solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Gira il disco verso fuori, l'operazione sarà più facile. Inserisci un cacciavite piatto nell'estremità esterna della fessura sul davanti della pinza. Fai leva col cacciavite e tira verso di te per farla uscire. Così farai rientrare il pistone. Prima di passare alla fase successiva, assicurati di aver spinto dentro il pistone finché va. Usa un cacciavite piatto per sollevare la molla di sostegno delle pastiglie, poi rimuovila. Tieni sempre la molla bloccata con un dito per evitare che salti via. Usa un cacciavite piatto abbastanza sottile per rimuovere i due tappi dalla vite della colonnetta. Usa una chiave a bussola con brugola da 7 per sbloccare le due viti della colonnetta. Rimuovi la pinza. Adesso puoi togliere le pastiglie. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Prendi le nuove pastiglie. Ungi con grasso al rame la parte esterna delle nuove pastiglie. Rimetti in posizione la pastiglia dal lato del pistone nella pinza. Poi l'altra nel supporto. Adesso puoi rimettere in posizione la pinza e rimontare la vite superiore della colonnetta. Per finire, stringi la vite inferiore della colonnetta. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Rimetti a posto i due tappi. Rimetti a posto la molla di sostegno delle pastiglie. Ripeti l'operazione dall'altra parte, dopodiché rimonta le ruote e fai scendere l'auto. Prima di riaccendere l'auto, ricorda di riavvitare il tappo del liquido dei freni. Attenzione! Prima di tornare a usare l'auto, accendila e spingi il pedale del freno per riavvicinare le pastiglie al disco. Guida tranquillo e senza brusche frenate i primi 50 km per non cristallizzare le nuove pastiglie. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.